Faccio una domanda alla Marzullo. E quando è che hai capito che avevi fatto la scelta giusta? Al mio primo concerto. Concerto adesso. Come procede di qua? Da Dio. Siamo pronti? Tu mi porti a casa tua e poi mi fai tagliare il formaggio. Ma perché so che tu sei uno preciso. Sì, ma... E cosa fai? L'odore di babele? No, dai, assaggio. Però devo... se prendo questo cade tutto, però. No, ma che cade? Sono un architetto, bro. È vero che tu hai iniziato studiando architettura? Fake architetto. Guarda, mi hai fatto anche un cerchio, fammi vedere qua, Giotto. Vabbè, ma Giotto, guarda qua, Giotto. Ma che Giotto? Guarda come sta tagliando il formaggio. Come lo tagli tu? Oh. Meglio, tratta bene il mio architetto preferito. Architetto? Vabbè. Aspetta, definiscici questa costruzione. È una costruzione che non ha bisogno di essere commentata. No, scherzo. Tutto sono buone. Buone? Sì, però sì, dobbiamo mangiare anche dopo. Ah. Calmino. Dovremmo portarle di là, Ruben, anche. No, alle ragazze. Tu porta questo, okay. Se ti piace. Questo è camembert. È camembert. Camembert. Non è brie. Allora, camembert. Camembert, milanese. Attenzione. Olè. E voilà! Oh! Ma che meraviglia! Sì. Fatto tutto io, proprio coltivato anche... Sì, certo. No, si dice coltivare la frutta, sì. Sì, sì. Anche formaggi. È un tananai tutto fare, perché... Formaggio spremuto. Architetto, cantante, agricoltore. Cioè, che ti sei laureato in architettura? No, adesso, non esageriamo. Ah, okay. Calmi. No, no, ho studiato architettura un paio d'anni. Ma come mai architettura? Niente, non gli va giù. Eh no, aspetta, non me l'aspettavo da te architettura. No, vabbè, perché camminavo e mi piacevano molto i palazzi, le architetture. Buongiorno, invece camminava, fischiettava e ha detto, sai che c'è? No, ma davvero è andata così. Mi piacevano e quindi... E quindi ho detto, boh sì, facciamo architettura. Non avevo proprio un posto nel mondo effettivamente. Grazie, come sei gentile. E, arrivavo un po' sempre in ritardo a lezione. E il brutto che quando entri in classe universitaria di solito entri... Nell'aula? Nell'aula già, e molte volte entri dalla parte della cattedra del professore, quindi ti devi fare tutto... Al Politecnico. Io quando andavo all'università però passavo dall'ingresso quello alto, sai che c'era l'aula un po' così, la cattedra qui e quindi dall'alto. Già ti piaceva fare sfilate? Esatto, sfilavo giù dalle scale. E invece tu, Ruben? Ma io... Vogliamo parlare di Londra? Quale università? Sì, quella da strada. Con quella da strada, io l'ho fatta in cucina, no? Pure io. Io avevo iniziato a lavorare in un ristorante, non ero particolarmente felice, però a Roma stavo bene, cioè a casa con mamma e papà. Chi t'ammazza, ecco, bravo. Poi per caso mi capita questo concorso, i vincitori sarebbero andati a lavorare a Londra per questa grande società. Poi, quando una settimana dopo mi hanno chiamato per dirmi se è stato preso, ho detto, ma davvero? Cioè, ma a me? Hai preso e sei partito? Sono preso e sono partito da un momento all'altro, così ho detto, sai che c'è? Cioè, o lo faccio o non lo faccio. Preso, sono andato, mi ricordo la prima sera a Londra, da solo in hotel, mi sono messo il pigiama, che non mi sono mai messo in vita mia, il pigiama, io dormo con le magliette. No, vabbè. Lasciamo fare. E mi sono messo a piangere a letto. No. Sì, perché Meli, ma dagli un abbraccio al povero Rubenito. Scusami, stavo da solo a lui. Vabbè, ma grazie. È passato quel momento. No, piange ancora, piange ancora. No, è la prima volta che c'è uno che mi dice è passato quel momento. Cioè, mi voleva proprio sbagliare, sì, sì. Ti rendi conto? Lo prendo io un abbraccio. Grazie, no, guarda, non ci ho ripensato, comunque no, sì, ero triste, però alla fine, cioè, ti devi fare forza, no? Se vuoi vincere nella vita, per me, cioè, devi fare qualcosa che non faresti, ok? Devi superare un po' i tuoi limiti. Giusto. Esatto. L'architettura era una cosa che mi faceva stare bene da fruitore, no? Però ero scarso, raga. Ero triste. Ero triste. Ma vivevi con sto dicendo ansia. Che sono triste. No, okay. Dammi un abbraccio, Melissa. Grazie. Allora. Faccio una domanda alla Marzullo. Ecco. E quando è che hai capito che avevi fatto la scelta giusta? Al mio primo concerto. Concerto adesso. La prima volta che ho cantato effettivamente le mie canzoni davanti alla gente. Dove? A Milano? A Milano, sì. Cantavo e li sentivo cantare, quindi dicevo, cavolo, ma... Cioè, allora, vuol dire che quello che racconto lo provano anche loro. Comunque, sai che c'è, io penso sempre che non bisogna fare per forza subito la scelta giusta, no? Cioè, è normale sbagliare il percorso iniziale.
cioè tutti lo fanno, io facevo lo scientifico e mi hanno bocciato, dopo ho scoperto la cucina. Mi sembra di capire tutti quanti, ognuno, meno male che ha fatto la seconda scelta, perché all'inizio bisogna sempre mettere un po' a fuoco prima. Ci vuole sempre un piano B. No, comunque sia, la prima scelta serve per rodarsi, poi dopo uno quando è più grande capisce cosa vuole fare. Comunque serve l'età giusta. Si va sempre prima sul piano B che sul piano A, cioè sta cosa di avere il piano B. Perché si chiama allora piano A, non ho capito. Bella ma perché domanda, magari non hai proprio non hai il coraggio, capito? Soprattutto anche perché sono lavori. No, perché sono lavori che. Se hai un sogno, di solito quello è il tuo piano A. Però tipo dici, ok, però il mio piano B è esempio, l'università, architettura. Sì, eccetera, fai la cosa certa, lo studio, esatto. Ma il sogno magari lo tieni là perché. A 18 anni non puoi essere certo di quale vuoi. Giusto. Di cosa vuoi. A volte manca 40, siamo certi ancora. Esatto, quindi alla fine 18. Tu invece quando hai capito che volevi occuparti di questo? Niente, mi iscrivo all'università, inizio a studiare, pensavo di fare tipo la giornalista, una roba così. Infatti si è visto. Che ridi, guarda Ruben che ride. Oh. Perché ridi te, scusa, non ho capito. Togli, non te faccio da più gli abbracci. Sei zitto che piangevi a Londra. No, no. In pigiama. No vabbè, scusa, e tu l'hai finita? Non ho finito l'università perché poi così per caso mi hanno preso per fare un provino e quindi niente, ho iniziato questo programma a Roma, quindi già mi sono dovuta spostare per tipo 2-3 mesi e poi dopo quell'estate lì mi hanno chiamato per Striscia e però non l'ho detto ai miei genitori perché non era quello che loro non immaginavano questo per me, anzi. Sai che pure i miei hanno scoperto che facevo le Iene il giorno che sono di nome per la prima volta. Tipo, non lo sapevano, io ho detto stasera guardate, cosa? Le Iene. Perché? Tu guarda, vai. Sapete cosa volevo fare io da piccina? Glielo vuoi dire davvero? Dai! L'Accademia Militare, io volevo entrare nell'arma. Carabiniere. Ti piace la disciplina? In realtà a me è quello che piace tanto e infatti poi negli anni un pochino sono riuscita a viverla, quella cosa, è l'investigazione. Cioè a me la parte dell'investigazione... Tipo Perry Mason, la signora Fletcher, quelle robe là. Brava! Ma non riuscivo a prendere la decisione. Quando avevo 18 anni ed era arrivato il momento di iscrivermi ed andare in accademia veramente, non riuscivo a staccarmi dalla mia famiglia. A 18 anni si è certi solo di una cosa, di voler fare il carabiniere. No, perché invece guarda, proprio a 18 anni che ho iniziato ad avere i miei dubbi. Quando? Fino ai 18 anni... Hai iniziato a delinquere. Esatto! Nel frattempo sono arrivate le Iene. Eh? E quindi non vi racconto la storia, questo ve la lascio per quando saremo un pochino più caldi, più avanti. Per scaldarci, sai che potremmo fare? No, te lo dico io cosa possiamo fare. Sì, no, che Ruben già stava... Volevo invitarvi a fare una partita. Dai, andiamo. Facciamo Roma, resto del mondo. Vabbè, abbiamo già vinto. Vai. Eccola la scorza di limone! Come on! Sì, sì. È arrivato subito così. Questa è la sorpresa. Architetto, come stiamo in porta? Architetto. Stiamo prendendo ancora le misure della porta. Non la devi guardare, davanti. Non è che siete, scorza di limone. Dai. Chi fa questo ha vinto, mi sembra. Mamma mia Melissa! Mamma mia Melissa! Mi devo consolare così che questo, se una, non hai presa una. Andiamo, prenditi, allee!